Ragazzi, siamo per conquistare il mondo e noi partiremo dal conquistare le fiere. Anche questa volta, caro M, dov'è che potrete trovarci? Allora, stavolta faremo un viaggio lunghissimo a Medjugorje, dove ci sarà un prete, prete Guidolin, che ci mostrerà la retta via. No, non è vero. Allora, saremo a Ferrara il 12 ottobre. Non si capisce che va tutto quanto al momento, senza una scaletta fissa, no? È tutto fatto al momento, ma come i nostri video sono sempre fatti al momento, giusto così. Vabbè, ritornando a noi stessi, vedi, siamo ritornati scemi come prima. A Medjugorje. Potevi dire tante cose perché proprio a Medjugorje, che se non ti riesco neanche a dirlo al momento. Vabbè, comunque. Siamo ritornati coglioni di prima. Niente, siamo a Ferrara il 12 ottobre, che è una domenica, ci troverete lì. E grazie a Rico e a tanti altri youtuber, ma soprattutto grazie a lui che ha organizzato il tutto, avremo uno stand youtuber, lo youtuber nazionale, bla bla bla, succhia qui, succhia là. Quindi per cui ci troveremo tutti quanti lì alle 14 è il ritrovo ufficiale. Magari andiamo anche ovviamente mattina, eh? No, ovviamente noi saremo lì dalla mattina e gireremo come dei pirla, come il nostro solito fare per tutta la fiera, per i cazzi che perché nostri. Vogliamo, poi... siamo anche curiosi di visitarla, sì, giustamente, per i cazzi. Poi vabbè, se ci incontrate ovviamente rinnoviamo una sfida che parleremo dopo, vado avanti alla fine del video. Comunque, mattina giriamo, cioè che parliamo, se becchiamo qualcuno che ci conosce, parleremo con lui, ben venga. Ci faremo i cavoli nostri, perché comunque noi siamo anche ragazzi appassionati di software di militare, quindi. Ah sì? No, non si era capito comunque, No. Comunque, io continuo con la guida spirituale da Medjugorje. Bravo, sì, fa lo stesso. Ovviamente pregheremo anche per rimanere in tema. Ok. E poi alle 14 troveremo allo stand. Al nostro stand! Allo stand di YouTube. Non ti hai testato, cazzo. Allo stand di YouTube, dove staremo tutti quanti lì, dove diciamo che abbiamo organizzato diversi giochettini. Sì, adesso magari non stiamo a spiegarveli tutti, ma comunque, vabbè, interagirete, madonna, te l'ho detto giusto, con noi, con varie domande, poi, vabbè, ci saranno delle specie di recensioni flash tra youtuber, sì, comunque, e altre cagate. Comunque, per informazioni andate a vedere il video di Rico che mettiamo in descrizione, il link is in the description. Anzi, facciamo una cosa. Lo mettiamo qui, sulla nostra sulla sua faccia, perché sulla mia faccia. Lui è un brutto. Cliccate allora. Qui e andate direttamente sul video di Rico. Bravissimo. Tanto poi devo aggiungere io, quindi. Bravo, sei anche rimasto fermo così. E questo è innanzitutto la parte riservata alla fiera di Ferrara, che è il 12 ottobre, ricordiamo il 12 ottobre. Che è una domenica. Ok. Ora passiamo ad altre, un'altra cosa. Cose nostre del nostro canale. Abbiamo istituito una nuova playlist. La playlist si chiama Le nostre rubriche. Ok, rubriche perché? In plurale, perché? Perché vabbè, abbiamo iniziato con una bellissima rubrica del soldato, che è stata la numero uno, che ha fatto lui, la seconda la farò io. E niente, ci sono tante domande su Facebook soprattutto, che ci chiedono come fai a mettere tutte le cazzatine tipo M-Cam, il fucile, cazzate mazzi, tipo dildi invisibili, poi compaiono. No. Compaiono ovunque, okay. Compaiono quelle. Niente, ho fatto un video, è online e niente. Che ancora non ho visto io, quindi dopo la fine del vlogs andrò a vederlo. Quindi spieghiamo velocemente cos'è. È l'angolo high tech in pratica. L'angolo high tech, lui è un artista di queste cose qua, quindi sarà dedicato soltanto a lui, soltanto by M, perché io non capisco un cazzo proprio. Quindi se volete dei chiarimenti oltre al video che ho fatto, lì nei commenti scrivete cosa vi interessa, esatto. Così. E poi la rubrica del soldato, che è stata principalmente la mia idea, questa me la devi lasciare, bastardo. Mm-hmm. La rubrica del soldato è praticamente una rubrica molto dove cerchiamo di spiegare, di far capire, di iniziare la gente che non è appassionata o che gioca soft air ma non è ancora appassionata di queste particolari cose, a questo tipo di mondo, che è il mondo del militare. Yes. Ovviamente, ripeto, come scriviamo sempre anche all'inizio di ogni video, scriveremo all'inizio di ogni video, noi non siamo esperti. Quindi, non, ovviamente, potremmo, anzi, sicuramente sbaglieremo il picco del coso. Infatti, non sono dei suggerimenti.
per il poi, corretto alla... uso dei vari equipaggiamenti. Esatto, che poi alla fine è un corretto uso nel mondo del software, perché esattamente, noi comunque ci guardiamo, ci informiamo anche sul mondo militare reale. Esatto. Poi ovviamente va trasformato il software, quindi alcune cose vanno eliminate perché non esistono nel mondo reale. E un'altra cosa, in questa rubrica del soldato non metteremo soltanto tattiche militari, come si mira con pistola, fucile, robe varie. Metteremo anche altre cose, come differenza tra batterie lipo e batterie nickel cadmio, le classiche batterie normali. Metteremo tante altre differenze, come si fa a tarare un mirino, che sia ottico, che sia un'ottica, che sia un redot. Quali sono le varie differenze, perché si preferisce un EOTech a un punto reflex, a un... Comunque, vabbè, tante cose. Tutto quello che riguarda il soft air e il soft gunner, punto. Come si vernice un fucile, tante cose, tante, okay, tante cose. Se la promessa riusciremo a mantenerla, ogni lunedì ci sarà il video la rubrica del soldato. Io direi ogni settimana. Non diamo nello specifico. Vabbè, abbiamo detto lunedì, poi se esce martedì non cagate. Ecco, siamo capiti. Quindi ogni settimana un nuovo vicolo per quanto riguarda la rubrica del software del soldato. La rubrica del software è l'identica cosa. Vabbè, ora passiamo al momento bello. Ora voglio qua le bande nere qua sotto, tipo di importanza. Sì, di importanza. Non so di cosa tu stia parlando. Del premio. Allora, di Ferrara. Prendiamo qua il premio. Allora, in pratica, se venite a Ferrara e fate come... Come si chiamava quel ragazzo là? Non lo ricordo già più. Scusami se non mi ricordo il nome, ma è un fail della Madonna. Comunque, potevamo tranquillamente tagliare adesso, andare a vedere e poi fare la figura dei intelligentoni. Invece no, siamo tutti dal natural noi. No, comunque lo ringraziamo il toro della Madonna. Perché? Perché lui ci ha riconosciuti, non ha urlato Biru, però almeno l'ha detto. Allora però... E tutto ci ha riconosciuto, avevamo 200 iscritti. Giusto. Allora adesso chi viene da noi e urla Biro, ma deve urlare Biro, la gente in fondo alla fiera deve girarsi. Si devono girare, okay, tutti. Ok, chi urla Biro gli regaliamo cosa adesso? Gli regaliamo una chiavetta USB da 8 giga USB 2.0. Ok. Per essere proprio... Questa qua, molto carina e coccolosa, che abbiamo verniciato personalmente, non personalmente, ma tramite amici. Sì, esatto. Grazie John Laure per averci dato queste chiavette, che noi utilizzeremo per i nostri fan. Quindi ragazzi, se ci conoscete avete la possibilità di vincere una chiavetta, se non ci conoscete ditelo agli amici, così magari anche loro hanno possibilità di vincere una chiavetta. Ciao, pum pum pum. Allora, è leggero però, puttana. Comunque, cari ragazzi, mi raccomando, pompatevi, urlate Biru, E soprattutto giocate a soft air. E soprattutto è giocata soft air. Tanta pena. No, è giocata soft air. Cari ragazzi, basta che poi ti strappi un po'. Va bene. Ok, cari ragazzi, per me è tutto, credo che abbiamo detto tutto. Ok, se è il primo vlog che vedete, andatevi a vedere gli altri. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Sì. Mettetevi un bel mi piace, perché non sappiamo se vi piace o no il video, no? Quindi l'unico modo è commentare o mettere un bel mi piace. Se non vi piace, commentate che non vi piace. Dovete commentare per forza, però. Mettete non mi piace e commentate, così almeno noi capiremo per quale motivo non chi mi piace. Chi è stato, e vi andremo a stalkerizzare. No, io volevo dire che comunque capiremo dove abbiamo sbagliato e magari miglioriamo. Però vabbè, è lo stesso di che cosa. E poi mandiamo a casa T che vi fa. Esatto. Quindi, da S è tutto. Da M pure. Sì, dall'alto, da quella luce lì, da Međugorje ci saluta. Dovremmo prendere un registratore vocale di T che ci dice anche da T è tutto e vi ringraziamo, alla prossima, e dobbiamo mettere la fine di ogni video. Ok. No, vabbè, comunque abbiamo altre recensioni in futuro e di sicuro ci sarà anche lui. Sì, sicuro. No, ci sarà, adesso ha cambiato lavoro. Davvero? Sì, non fa più il barista, raga. Wow, non lo sapevo, cazzo. Quindi, ci sarà anche lui la prossima volta, ragazzi. Speriamo. TE sarà con noi, nel cuore. Adesso è tutto. M uguale. Ci vediamo al prossimo videolog, recensione, gameplay e altre cavolate. No. Ci vediamo in fiera. Giusto, c'è ragione. Mua.